Lui è Mingo De Pasquale, volto noto di Striscia la Notizia, e questa mattina è stato accolto dagli studenti del liceo classico Lanza di Foggia con una vera ovazione. È stato lui oggi l'ospite d'eccezione dell'incontro Sicurezza stradale, essere giovani con intelligenza, per sensibilizzare i futuri patentati circa i pericoli della strada. 2 anni fa Mingo ha realizzato sul tema un piccolo film dal titolo L'anniversario, e da allora è iniziato il suo tour nelle scuole di tutta Italia. 9 minuti per una riflessione condivisa su un tema importante, ma trattato con ironia e leggerezza. Ma guarda, non pensavo quando ho girato questo piccolo film sulla sicurezza stradale che avrebbe girato. Sono già 2 anni ormai che mi impegna un po' in tutta Italia e oggi sono a Foggia. Gli incidenti stradali, infatti, costituiscono oggi la prima causa di morte tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni, la quarta causa di morte in generale. Pensando a quello che leggiamo sui giornali, effettivamente è così. Questo piccolo film forse può servire anche a questo. E poi è un lavoro particolarissimo perché non ci sono incidenti stradali, non ci sono le lamiere contorte, non ci sono i corpi, ha un taglio assolutamente da commedia, divertente, dura 11 minuti e c'è un grande senso sulla vita, che è quello così come io intendo il percorso della sicurezza stradale, cioè senza moralismo, perché se ai ragazzi ci mettiamo a puntare il dito è la fine. È un mio modo di vedere la problematica. L'incontro è stato organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti e dal Club Leo Foggia Host con il patrocinio degli enti locali. Lo scorso anno, grazie anche a queste iniziative di formazione e sensibilizzazione tra i più giovani, si è registrata una diminuzione, seppur minima, degli incidenti stradali su scala nazionale. E questo è solo un primo passo, ma la strada da percorrere è ancora lunga.